Siamo qui con Federico Mori, centro del rugby calvisano e permit player delle Zebre. Ciao Federico. Ciao, buongiorno a tutti. A che età ti sei avvicinato al rugby e cosa ti ha fatto innamorare di questo sport? Mi sono avvicinato a questo sport all'età di 9 anni, frequentavo la terza elementare e con la classe ci fecero fare questa giornata alternativa portandoci al campo ed è stato amore a prima vista, mi sono innamorato subito di questo pallone. Chi è stato importante nel tuo percorso di crescita? Sono state diverse persone, inizierei dicendo i fratelli Brancoli e i fratelli Sacca, sono stati i miei allenatori e aggiungo sicuramente anche mio zio Fabrizio Mori e mio padre. Nei tempi in cui eravamo fermi magari con la squadra mi sono sempre allenato, ho sempre fatto quel qualcosa in più, soprattutto con lo zio e con l'aiuto del padre. Un anno fa, proprio in questo periodo, debuttavi in gara ufficiale con le Zebre e volavi in meta a Murrayfield nel tuo match d'esordio in Pro 14. Cosa ricordi di quella giornata e che emozioni hai provato in campo? Ricordo che è stato come vivere un sogno e è stata un'emozione indescrivibile. Mi sono trovato in campo nella prima giornata del Pro 14, il mio esordio con e contro campioni che prima magari vedevo solamente in TV. Ed il fatto di segnare la mia prima meta, il mio primo esordio, è stato davvero un sogno che stavo vivendo nel momento. Il Pro 14 aveva subito candidato la tua meta tra le più belle della stagione. Ci racconti l'azione da cui è nata e qualche aneddoto sul post partita? È stata tra l'altro un'azione molto studiata da noi durante la settimana, ricordo, era un lancio del gioco provato diverse volte, quindi devo dire che è stata un'ulteriore emozione il fatto di averla fatta in partita e segnare subito in prima fase. C'è stata una grande azione di Pier Bruno che mi ha messo un offload da paura e ho pensato solo a correre dal momento in cui ho preso il pallone io. E con le Zebre si è poi sceso in campo nelle due gare successive contro Dragons e Scarlets per poi tornare a giocare con Rugby Calvisano nel massimo campionato italiano e anche in Challenge Cup prima dello stop per via del Covid. Che stagione è stata fino alla pausa? Sì, seppur breve è stata davvero emozionante anche la stagione con Calvisano. Con Massimo Brunello ho trovato molto spazio e mi sono messo in gioco anche nel ruolo di ala, quindi ho scoperto anche un altro ruolo diverso dal mio di solito, che è il centro. Quindi sì, molto emozionante, ho trovato un grandissimo gruppo, molto accogliente e mi è dispiaciuto davvero tanto il fatto di finirla così. Avevamo un obiettivo chiaro, il fatto di raggiungere le finali e ripetersi campioni d'Italia, questo non è avvenuto e mi dispiace davvero tanto, sì. Lo scorso febbraio hai anche indossato la maglia degli Azzurrini al Sei Nazioni Under 20 e sei stato tra i protagonisti del successo in Galles del 31 gennaio. Che aspettative avevate per questo Sei Nazioni che si è purtroppo interrotto a marzo con la quarantena? Avevamo grandi aspettative, eravamo un grandissimo gruppo, molto uniti, soprattutto anche fuori dal campo. E i ragazzi più piccoli, neo entrati nel gruppo della nazionale, avevano grandissime qualità e avevamo, ripeto, grandi aspettative sia nel Sei Nazioni ma soprattutto nel Mondiale Under 20, il quale lo facevamo qua in casa con i nostri tifosi. E ripeto, è stato un peccato il fatto di finire la stagione in questo modo perché avevamo tanta ambizione di fare grandi risultati. Mondiale Under 20 che, come dicevi tu, purtroppo è saltato quest'estate in programma in Italia e tu comunque a luglio ti sei guadagnato la tua prima convocazione al raduno della Nazionale Maggiore. Ti aspettavi questa chiamata e qual è stata la tua prima reazione quando l'hai scoperto? Non mi aspettavo assolutamente la chiamata e devo dire che la prima reazione è stato chiamare a casa e avvisare e la mia prima convocazione con la Nazionale e è stata anche questa un'emozione assurda, quindi spero di averne altre di occasioni di questo tipo e di continuare. Che gruppo hai trovato? Cosa ti ha impressionato maggiormente di questa tua prima esperienza? Ho trovato un gruppo molto giovane, uno staff ben preparato con dei grandi obiettivi e crede molto in noi. E mi ha impressionato il fatto di lavorare duro, molto molto duro in qualsiasi parte dell'allenamento, a partire dal campo, alle skills, alla palestra, mettere sempre il 110%. Cosa è tratto di positivo? Cosa ti porti a casa? Beh,
il fatto di essere stato a contatto con giocatori che poco tempo fa guardavo in TV al Sei Nazioni, cerco di apprendere molto da loro, di osservarli e ripeto, il fatto di avere una mentalità molto professionale sotto ogni punto di vista. E nel frattempo però hai continuato ad allenarti con le Zebre. Come valuti il livello della rosa di quest'anno? È un livello molto alto secondo me, è un gruppo anch'esso molto giovane e abbiamo grandi aspettative dal gruppo di quest'anno, quindi il fatto che ci sia tanta gioventù italiana è un motivo in più per spingere ancora più in alto. Ad agosto sei entrato in campo nel secondo tempo del derby di andata a Treviso e sei invece partito titolare nella gara di ritorno a Parma con il Benetton Rugby. Ti aspettavi un impiego così importante già da queste prime sfide di fine stagione? No, sinceramente no. E sono molto contento che Bradley mi stia dando così fiducia, vuol dire che crede in me, sta credendo nel lavoro che sto facendo, perciò da parte mia ci deve essere sicuramente ogni giorno il fatto di lavorare duro, di migliorare e di essere super disponibile per la squadra e per l'allenatore. Venerdì 2 ottobre le Zebre apriranno la stagione 2020-21 ospitando a Parma i Cardiff Blues. Che partita sarà e come vi state preparando a questa prima di campionato? Beh, sarà emozionante sicuramente il fatto di ripartire con il campionato, con la nuova stagione del Pro 14 dopo questo lungo stop. Ci sarà tanta tensione sotto questo punto di vista e stiamo preparando molto bene, devo dire, la partita. Stiamo studiando sia il loro attacco, il loro sistema offensivo, difensivo e per contro stiamo cercando di avere una nostra strategia per metterli in difficoltà e portarsi a casa la partita. Tu, Federico, giochi principalmente centro, ma puoi ricoprire anche altre posizioni sulla linea dei tre quarti. In che ruolo pensi di essere più performante e quale pensi che sia la tua principale qualità? Ultimamente sì, mi stanno usando sia come primo centro che secondo centro e in altre occasioni anche nel ruolo di ala. Per me è indifferente, sono dei ruoli in cui comunque come obiettivo deve avere il fatto di attaccare la linea, essere performante e cercare di velocizzare il gioco. Come qualità mi ritengo un giocatore veloce e che può mettere il fisico, attaccare le linee avversarie, perciò penso che sia questa la mia qualità. E c'è invece qualche aspetto del tuo gioco che ti piacerebbe approfondire di più e poi migliorare? Sì, nel rugby di adesso, che è un rugby molto veloce, dove viene ricercato molto l'offload, voglio migliorare ancora questa qualità, il fatto di attaccare linee avversarie e cercare di velocizzare il gioco mettendo offload. Sto lavorando molto con i coach, soprattutto Fabio Roselli, l'allenatore dei tre quarti, e questo sì è un aspetto che voglio migliorare ancora di più, e a livello difensivo anche nelle letture e negli appoggi prima del placcaggio. Quali sono gli obiettivi personali di Federico Mori per la prossima stagione? Beh, sono sicuramente cercare di avere più spazio possibile qua alle Zebre, fare più minuti possibili nel Pro 14 e continuare a dare il massimo per vedere se riesco anche ad essere presente in altri raduni con la nazionale maggiore. E noi ovviamente te lo auguriamo. Grazie mille. Grazie della disponibilità, Federico, e in bocca al lupo per tutto. Grazie a tutti. Ciao.